Mia madre dice che vi devo ringraziare perché grazie alle vostre preghiere ci ho avuto il diploma di maestra. Ah, così dice tua madre. Ma non è a me che devi ringraziare, a essa. È lei che si è sacrificata per farti studiare. Tira fuori la lettera. La nomina per andare a insegnare a Benevento. Non ci andrai. Tu resterai qua. Ma che dite? È il mio lavoro. Tu sei una ragazza presuntuosa e arrogante. Tu starai qua. Grazie. Vi stavo aspettando. La ragazza che ha preso il mio posto a Benevento è stata violentata e mo' sta in ospedale. Ah, e Dio l'aiuterà e la guarirà. Voi mi avete salvata. Ma come facevate a saperlo? Certe volte Dio mi fa leggere il suo quaderno. Sì, ma a Cristo non l'avevano accusato di avere un amante, né di fare orge in convento. Il vescovo di Manfredonia è un pretendente, un fetente, ruba i soldi della curia. È anche un gran puttaniere. Chi sei? Chi sei tu per parlare così di un vescovo della chiesa? Chi sei? Sei un libertino, un giocatore d'azzardo, un mercatore ingallito, chi sei? Impara l'umiltà. L'umiltà innanzitutto. Ti ringrazio che tengo queste mani. Che ti faceva la faccia così da mappina. Vattene. Non so che c'è Satana con Satana. Vattene! Vattene via, vai! Allora, Fedendo, è stata una notte lunga, eh? A voi che vuoi da me? Confessarmi. Ti vuoi confessare? Non ne hai bisogno, su. I peccati tuoi me li hai detti stanotte. Sei morto. Voi mi dovete aiutare, padre. Io voglio cambiare vita, io voglio trovare quella pace che cerco da sempre. E tu a me me lo vieni a chiedere. Io non tengo nulla di pace da quando sono nato.
Sei assolto. Vieni qua.